carissime Martina e Kate, e vorrei farlo con tutta la tenerezza che voi meritate e con il garbo di cui sono capace. Chi vi parla non ha vissuto il dolore lacerante che vi brucia in cuore, ma permettetemi di venire a voi con l'abbraccio di tutti, con la preghiera di molti. Vi confesso che per il groviglio dei sentimenti che mi si arruffano in cuore ho fatto fatica a trovare le parole più giuste per questo momento. Questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presenta cibo di vita eterna. Gli altri, in modo da poter svolgere anche sul sagrato della Chiesa